Vai, Gian. Allora, cosa ne pensa dell'attuale richiesta di riportare le spoglie di Vittorio Emanuele III in Italia? Beh, io l'ho accennato prima di questo fatto, dico no, assolutamente sono contrario, ma perché deve essere portato, perché deve essere riportato in Italia quello che ha tradito i suoi cittadini? Il re, il comandante supremo, che ha tradito, è scappato quando è stato l'8 settembre del 1943, è scappato da Roma, è arrivato a Brindisi attraverso le cose, tutto calcolato, lasciando soprattutto l'Italia e soprattutto l'esercito senza nessun ordine, perché insieme a lui sono scappati tutti i capi, tutti i generali, cose. Quindi praticamente la resistenza è stata lasciata soltanto a poche persone e che l'hanno fatto perché sentivano di doversi difendere da un qualche cosa di terribile che stava arrivando. Poi purtroppo è finita come è finita, la resistenza a Roma è durata 3 giorni. Napoli per fortuna, l'ho detto prima, Napoli per fortuna riuscirono a liberarsi da soli e questa fu una cosa davvero straordinaria, perché con poche armi, contro cannoni e carri armati, riuscire a cacciare i tedeschi e mandarli addirittura al di là del fiume Garigliano, che si doveva aspettare al di là del Garigliano. Un'altra domanda era invece la mia, che era: cosa ha permesso a lei, come ad altri sopravvissuti, di non spingersi all'autodistruzione, come è successo prima Levi? Oddio, aspetti, no, non prima mi ha scritto, adesso si sento poco. Cosa ha permesso a sopravvissuti come a lei o Modiano di andare avanti? Cosa ha permesso di sì, io credo di averlo detto prima. Io quando sono tornato ho trovato i miei compagni della scuola ebraica, ho trovato dei miei cugini che non mi hanno mai lasciato solo. Mi sono sempre stato vicino. Ho avuto la fortuna di trovare un lavoro, non era normale l'energia che mettevo nel lavoro, ma io volevo riuscire, sapevo che non mi potevo realizzare attraverso lo studio, potevo farlo soltanto attraverso il lavoro. Ho avuto tante, tante soddisfazioni attraverso il lavoro. Io praticamente ho finito la mia vita lavorativa alla direzione totale, con la procura generale che potevo fare qualsiasi cosa, di un'azienda nel suo settore molto 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 importante, e quindi ero praticamente il direttore commerciale e amministrativo di questa azienda. Vuol dire che cosa? Naturalmente è vero che non ho studiato, cioè non ho frequentato le scuole, però qualche cosa ho sempre cercato di farla per conto mio. Io credo di avere oggi a casa mia di avere una biblioteca che poche persone hanno, una biblioteca privata come ce l'ho io. Quindi sono arrivato al punto che non so più dove mettere i libri, perché continuo, malgrado tutto, continuo a comprarli. Beh, questo direi che mi ha portato praticamente a avere una preparazione che, pur non essendo frequentato la scuola, certo, se non sarei capace di risolvere un problema di matematica o di materie scientifiche, però insomma qualche cosa nella vita ho imparato. Grazie mille ancora per la sua partecipazione.